Il 21.06, così Franco curava gli omosessuali, scandalo e polemiche in Spagna. L'omosessualità è una psicopatologia, conseguenza dall'essere stati educati da genitori ostili, alcolizzati, distanti e da madri iperprotettive. A parecchi senatori spagnoli, anche tra le file dei conservatori, è corso un brivido lungo la schiena a sentire il parere scientifico fra virgolette, dello psicologo chiamato dal Partito Popolare ad esporre il suo punto di vista su nozze gay e adozioni omosessuali. Un linguaggio che è parso sinistramente vicino a quello impiegato negli anni bui del franchismo, rievocato proprio in queste settimane con la pubblicazione di libri che denunciano i metodi utilizzati dal regime contro i gay, e con il pubblico omaggio, appena 2 giorni fa, a tutti gli omosessuali che vennero rinchiusi fino al 1979 nel carcere di Huelta in Andalusia per essere rieducati. Si tratta di fornire uomini non froci, sentenziava l'ammiraglio Luis Carrero Blanco, assistendo inorridito al travolgente successo dei Beatles. L'inflessibile braccio destro di Caudillo, che poco tempo dopo morirà nell'esplosione della sua auto scaraventata sul terrazzo di un convento madrileno da una potentissima bomba dell'ETA, era convinto che uno dei punti fermi della sua missione fosse quella di ripulire la società spagnola, frenare la corruzione dei costumi, tutta colpa degli omosessuali naturalmente, che andavano messi al bando e rinchiusi in carceri speciali. Sono i primi anni 70 e mezza Europa fa già grandi progressi verso la modernità. Ma in Spagna no, è tutto il contrario. Si considera addirittura insufficiente la vecchia legge sui vagos e maleantes, i fannulloni e i malviventi, categorie all'interno della quale vengono inseriti i gay, privati delle libertà e sottomessi a vigilanza per salvaguardarli dai loro istinti degenerati, come recitava la norma. Carrero Blanco decide di andare ancora più in là. Non solo repressione, ma anche rieducazione, nasce la legge sulla pericolosità e riabilitazione sociale. Uno strumento repressivo di prim'ordine, perché non indicando delitti specifici, non imponeva pene, ma misure di sicurezza per correggere i cosiddetti soggetti pericolosi. Scrive il giornalista Ferdinando Olmeda nel libro El latingo e la pluma, la frusta e la piuma, che raccoglie le testimonianze sul trattamento riservato ai gay in epoca franchista. Ecco riportate da Olmeda alcune delle espressioni che venivano utilizzate nei rapporti di polizia per definire l'omosessualità dopo le frequenti retate: ripugnante vizio, perversione sessuale, turpi istinti, nefande relazioni, deviazioni lubriche, ripugnante porcheria, atti di deviata lussuria, immorali aberrazioni. Per i gay, soprattutto per quelli che erano capaci di nascondere il loro orientamento, incapaci di nascondere il loro orientamento, era il carcere, anzi due carceri, quello di Huelva in Andalusia, dove venivano rinchiusi gli omosessuali passivi, e quello di Badajoz in Estremadura per gli attivi. Tra il 1970 e il 1979 vennero arrestati un migliaio di gay. Entrati in cella, spesso ne uscivano nel giro di poche settimane o mesi per buona condotta, ma poi venivano incarcerati di nuovo perché la loro omosessualità manifesta li rendeva socialmente pericolosi. Pestaggi, vessazioni di ogni tipo, in qualche caso persino un trattamento con elettroshock perché tornassero alla normalità. A volte gli psichiatri proiettavano un'immagine che mostrava un ragazzo in atteggiamento di provocazione sessuale. Seguiva immediata una scarica elettrica contro il paziente, poi appariva l'immagine di una ragazza e non succedeva niente. Col tempo il progetto di rieducazione sfumò, non perché il regime fosse rinsavito, semplicemente mancavano i fondi per pagare i medici e psicologi che avrebbero dovuto portare a compimento l'opera. Bene, per ripristinare tutto questo, per ripristinare i campi di concentramento, i vescovi spagnoli scendono in piazza. E loro scendere in piazza per costruire i campi di concentramento li chiamano servire la famiglia, proteggere la famiglia. Cioè, solo un porco cattolico può agire in questo modo, solo un delinquente cattolico può agire in questo modo. Questo è contrario a tutte le norme civili e morali che ci sono in questo paese. Andiamo avanti. Sapete, quando uno fa la rassegna stampa e trova tanti articoli così, deve anche guardare il tempo perché il tempo sta passando.
Bambini senza anima, lo storico Adriano Prosperi è indagato su un caso di infanticidio nel Settecento, l'abbiamo intervistato. E questo non ve lo faccio, questo articolo. Sapete, i cattolici si divertivano a squartare i ventri delle donne per poter battezzare i bambini. Una cosa che vi piacerebbe moltissimo, avere il ventre squartato perché il feto fosse battezzato. Naturalmente, sulle grandi questioni la Chiesa non può stare zitta, dice il criminale Ratzinger, no? Criminale, è a capo della Chiesa Cattolica, ergo è un criminale. Cioè, la Parisiano, se non credete a me, andate a chiedergli a Michele Della Costa, al procuratore di Venezia, alla procura di Venezia. È un principio che hanno stabilito loro. Cristianesimo. Allora, di cosa ha paura questo delinquente che è Ratzinger, questo criminale assassino? Vi ricordo sempre che i reati contro l'umanità non cadono mai in prescrizione. Vediamo un attimino di cosa si preoccupa questo personaggio. Il problema centrale, disse Ratzinger, prendo dalla Repubblica del 17 giugno 2005, del nostro tempo mi sembra essere lo svuotamento della figura di Gesù Cristo. Veramente non è mai esistito, è un'operazione politica, ma sai, lo è svuotato. Si comincia con la negazione del concepimento virginale di Gesù nel grembo di Vergine Maria. Cioè, si comincia con la gente che dice, ma qua non te me la conti in massa giusta, mi sembra che me la conti una puttanata. Come io? Io Ratzinger ti racconto una puttanata? Sì, racconti una cagata. Che può essere una cagata, creduta a norma di fede, non te lo nego. La legge te lo permette, ma se me lo dici nella società civile, dici una cagata pazzesca, che ha lo stesso linguaggio di sputargli un occhio del Bossi assolto dalla Camera, vi faccio notare. Si continua con la negazione della resurrezione corporale di Gesù. Attenzione, resurrezione corporale di Gesù, perché ricordate che la Chiesa Cattolica interessa solo i corpi. Lasciando il suo corpo alla corruzione e trasformando la resurrezione in un avvenimento puramente spirituale. Questo è orrore, per Ratzinger questa è una bestemmia, vi ricordo. Pertanto se voi non credete che sia nato, rinato col corpo, voi siete degli eretici. E vi ricordo che i cristiani, e Ratzinger era l'erede di quello che è la struttura dell'Inquisizione cattolica, per cui è responsabile diretto, gli eretici li bruciavano. Era una prassi che avevano normalmente. Si continua col negare la consapevolezza di essere il figlio di Dio nel Gesù, nella storia, e gli si concede come autentico solo le parole considerate possibili sulla bocca di un rabbino del suo tempo. Beh, veramente è solo un'operazione politica concedergli che sia esistito questo personaggio. È già allucinante, cioè solo un pazzo può pensare che questo personaggio sia esistito. Pazzo o mentecato o un malato di mente, poi la stessa cosa. Un Gesù così impoverito non può essere l'unico salvatore e mediatore, non è il Dio con noi, e alla fine Gesù va sostituito con l'idea dei valori del regno, che in realtà non ha un contesto preciso e diventa una speranza senza Dio, una speranza vuota. Noi dobbiamo con chiarezza ritornare al Gesù dei Vangeli, poiché lui solo è anche il vero Gesù storico, tu solo hai le parole di vita eterna. In pratica questo Ratzinger cosa dice? Bisogna costringere le persone a tornare a credere nelle favolette, nelle bubole, nelle cazzate che abbiamo scritto nei Vangeli. E come si fa questo? Mediante la manipolazione mentale. Va bene? Manipolazione mentale. Ne parliamo se ci arrivo fra qualche minuto. Intanto sta montando in tutto il paese la protesta no all'8 per mille a favore della Chiesa Cattolica. Cioè, in pratica, firmate l'8 per mille per lo Stato. Ricordatevi che se non firmate l'8 per mille per lo Stato, viene comunque diviso in parte la Chiesa Cattolica. Cioè, esistono delle regole di divisione di chi non firma l'8 per mille per lo Stato, di chi non firma lascia tutto in bianco, per cui la Chiesa Cattolica se ne prende una parte, è una parte molto consistente. Pertanto firmate per lo Stato, perché non solo
la vostra quota, la quota va allo Stato, ma aiutate lo Stato ad avere anche una quota di quelli che non firmano. Pertanto firmate nella dichiarazione di redditi l'8 per 1000 per lo Stato. E sta montando il discorso, anche visto che la Chiesa Cattolica ha fatto tutta quell'operazione a favore della legge contro lo stupro delle donne, perché la legge sull'eterologa è una violenza alle donne, sta montando la protesta per togliere l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Pertanto firmate per lo Stato. Ecco, un'altra norma abbastanza divertente questa. Vediamo un attimo. Allora, questa però è una norma fatta da un giudice per le indagini preliminari che ha archiviato la posizione di un personaggio che ha detto che il ministro Maurizio Gasparri è un ministro Mediaset. Beh, in effetti le sue azioni parlano abbastanza chiaro. Comunque è stato archiviato perché non è considerato un insulto. Pertanto tenetelo presente quando dovete confrontarvi o relazionarvi con altri. C'è un magistrato che ha detto che non è diffamatorio definire il ministro Gasparri ministro Mediaset. Non so che uso se ne può fare, però ricordate che non è una sentenza della Cassazione, ma è una sentenza di un magistrato di base, diciamo. Torna il reato di plagio ed è polemica. E in effetti è una grossa polemica. Ed è una polemica perché? Perché noi come pagani politeisti, tutto sommato, ci sta abbastanza bene. Cioè, perché ci sta bene una legge che condanna il plagio? Perché non è una legge che condanna il plagio in realtà. Cioè, il plagio non esiste. Perché esista il plagio, come disse la Corte Costituzionale circa 24 anni fa, bisogna definire quelle azioni che portano le persone ad essere plagiate. E questo non ci interessa. Cioè, quali azioni vengono messe in essere per plagiare le persone? Allora, la legge dice, prendo dalla Repubblica del 17 giugno 2005, chiunque con minacce, mezzi chimici, interventi chirurgici, pratiche di condizionamento della personalità, pone qualcuno in stato di soggezione tale da escludere la capacità di giudizio o di sottrarsi alle imposizioni altrui, al fine di fargli compiere un atto o determinare una omissione grave, pregiudizievole, punito, eccetera, eccetera. Cioè non è chi plagia, ma chiunque con minacce, mezzi chimici, interventi chirurgici, pratiche di condizionamento della personalità, pone qualcuno in stato di soggezione. Chiunque minaccia qualcuno con l'inferno o con l'intervento di Dio e pone qualcuno nelle condizioni di non poter determinare se stesso è punibile con la reclusione da 4 a 8 anni. Ci sta benissimo in questa legge, assolutamente. E speriamo che venga approvata. Naturalmente contro questa legge chi è che si è scagliato? Si è scagliato il CESNUR, per esempio, di Introvigne. Il CESNUR dentro Vigne va a nozze con le persone che manipolano psicologicamente le persone. Il CESNUR di Trovigne è legato alla destra integralista cattolica, alla destra lefebvriana. Pertanto a lui loro praticano tranquillamente quello che è la manipolazione mentale delle persone. Viene praticata nei seminari, viene praticata nei conventi. Venne praticata negli asili nido gestiti dai cristiani e dai cattolici. I bambini vengono costretti a pregare come se fossero bestiame, messi in ginocchio davanti a un crocifisso. Vengono impediti di sottrarsi da questa violenza. Pertanto ci vuole una legge sulla manipolazione mentale. E noi siamo perfettamente d'accordo che ci sia. Per cui ci fa piacere che il Parlamento approvi questa legge. Proviamo un attimino a vedere. Poi dicono che io mi arrabbio con i giornalisti anche del Gazzettino, che sono i lazzaroni, delinquenti. Beh, vi faccio un esempio anche abbastanza recente. Questa è una notizia del 17 giugno 2005.
Attenzione. Bimbi. Gran Bretagna. Lo scorso mese la polizia aveva dichiarato la scomparsa di 300 minori. Bimbi africani immolati. Adesso, giro un attimino questa pagina. Bimbi africani immolati in riti satanici. Torno a ripetere, questo il grande titolo del Gazzettino è Bimbi africani immolati in riti satanici. 300 minori che improvvisamente non si erano più presentati a scuola. Rapporto shock di Scotland Yard rivela un traffico di ragazzini usati per sacrifici umani da fanatici religiosi. Attenzione, qui abbiamo tre livelli di titoli. Abbiamo un titolo Gran Bretagna, lo scorso mese la polizia aveva dichiarato in piccolo. In grassetto e in grande, bimbi africani immolati in sacrifici satanici. In più piccolo, ma sempre evidente, il rapporto shock di Scotland Yard rivela un traffico di ragazzini usati per sacrifici umani da fanatici religiosi. Allora, riti satanici in enorme, fanatici religiosi un po' più piccolo. Sotto. Leggiamo allora l'articolo. Immolate come vittime sacrificali o uccisi perché sospettati di essere posseduti dal demonio. E intanto, cioè, sulla prima frase dice immolati, uccisi perché sospettati di essere posseduti dal demonio. Già questo comincia un attimino a puzzare. Da un'inchiesta di Scotland Yard emerge la scioccante realtà di un traffico clandestino di bambini africani utilizzati in Gran Bretagna da fanatici religiosi per sacrifici rituali. E già il termine satanico va via. Secondo il rapporto della polizia, inoltre, in alcune chiese delle comunità africane della capitale, tanti bambini sarebbero stati sottoposti a torture ed esorcismi nella convinzione che in essi risiede uno spirito maligno. Allora, satanici sta nel titolo, ma qua è sparito. E viene a dire, secondo il rapporto della polizia, in alcune chiese della comunità africana della capitale, tanti bambini sarebbero stati sottoposti a torture ed esorcismi nella convinzione che in essi risiede lo spirito maligno. E qui stiamo vedendo l'attività dei cristiani. Molti di questi bambini sarebbero poi stati uccisi a furia di maltrattamenti dai loro stessi genitori o tutori. E ora vediamo l'attività dei cristiani, cioè uccidere bambini a furia di maltrattamenti. Durante l'inchiesta, Scotland Yard ha scoperto l'esistenza a Londra di alcune sette religiose che praticano rituali di origine africana come il Mutu ed il Voodoo. Vabbè, ha scoperto che alcuni fanno riti Voodoo. Secondo gli adepti, per riuscire a realizzare incantesimi particolarmente potenti è necessario utilizzare bambini maschi per sacrifici umani. E questa è una cagata, cioè, nel senso è un'affermazione, non è una realtà, secondo gli adepti. La polizia, e qui si chiude il fatto, cioè esistono delle comunità che praticano il voodoo ed esiste qualcuno che dice che bisognerebbe usare sacrifici umani. Dice la polizia, e veniamo al soggetto della polizia, ha aperto l'inchiesta sull'onda di numerosi casi che suggeriscono l'esistenza nella comunità africana di rituali macabri con maltrattamenti e uccisioni di bambini. Nel 2001, 4 anni fa, i resti di un ragazzino nero al quale erano stati amputati tutti gli arti e la testa sono stati rinvenuti nel Tamigi. L'identità del torso non è mai stata scoperta, ma la polizia crede che il piccolo sia stato vittima di un sacrificio umano. Nel 2000, Victoria Climbier, una bambina di 8 anni, e questo finora è il credo, il si sarebbe. Ciò che è certo, nel 2000 Victoria Climbier, una bambina di 8 anni portata in Gran Bretagna dalla Costa d'Avorio da alcuni parenti che sostenevano di essere i genitori, era morta dopo essere stata picchiata, costretta alla fame e a dormire per diversi mesi dentro una vasca da bagno avvolta in un sacco dell'immondizia. La zia e il suo compagno credevano fosse posseduta dal demonio. Allora, quando ci sono fatti certi e accertati, sono i cristiani, le idee cristiane che macellano i bambini. Quando ci sono illazioni senza nessun supporto, sono le sette. Allora, alle sette gli altri gruppi religiosi si pratica l'illazione. I cristiani praticano il massacro dei bambini.
Questa è la differenza. E poi l'articolista del Gazzettino se lo gioca in questo modo. E volete che non dica del deficiente? Andiamo ancora avanti. Il mese scorso due donne sono state incarcerate per aver torturato un'altra bambina di 8 anni perché convinte si trattasse di una strega. Allora, il mese scorso due donne sono state incarcerate per aver torturato un'altra bambina di 8 anni perché convinte si trattasse di una strega. Fatto, accertato, arresto. Le donne hanno torturato una bambina, donne cristiane, che credevano che la bambina fosse una strega. Fatto, azione, no illazione. Andiamo avanti. La piccola, un'orfana nata in Angola, era stata pugnalata, presa a calci ed era stato sfregato il peperoncino sugli occhi. Le donne l'avevano chiusa in un sacco ed avevano tentato di gettarla in un canale. Fatto, non illazione. Non è chiaro alla polizia quanti esattamente possono essere stati i bambini vittime di questi delitti di matrice religiosa. Lo scorso mese Scotland Yard aveva dichiarato di non essere stato in grado di rintracciare circa 300 bambini africani. Torniamo ancora ai fatti e non alle illazioni. Gazzettino, 17 giugno 2005. Suora muore crocefissa durante un esorcismo. Fatti, non illazioni. Una giovane suora di 23 anni, tenuta per 3 giorni legata ad una croce di legno da 4 suore e da un abate per un rito di esorcismo, è morta ieri in un monastero ortodosso della Romania orientale. Era in preda agli spiriti maligni. Abbiamo pregato per lei. Dal punto di vista religioso ci siamo comportati correttamente, ha detto alla polizia il priore del monastero di Tanaku in provincia di Vaslui. Fatti, non illazioni. Questi sono fatti. I cristiani torturano le persone. Fatti. Le sette, i cristiani dicono che le sette fanno questo. Illazioni, sputtanamento, vigliaccate, porcate, cazzate, fatte dai cristiani per nascondere i fatti. I loro fatti, cioè Scola, è responsabile di atrocità nei confronti della società civile. È responsabile di manifestare principi in contraddizione al codice civile, al codice penale, alla nostra Costituzione, per assicurare a sé e ad altri un ingiusto profitto. Fatti, illazione e fatti, due cose diverse. I fatti, il Gazzettino cosa fa? Li mette nei tre filetti, perché si vergogna di dover aiutare uno come Scola a stuprare bambini costringendo in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. I giornalisti del Gazzettino sono dei vili. Chiaro questo? Perché fanno i trafiletti su attività di devastazione istituzionale, mentre fanno i titoloni sulle illazioni. Fatti e illazioni. Quando si fanno delle azioni, come quelle che fanno i giornalisti del Gazzettino, si traggono delle conclusioni. I giornalisti del Gazzettino lavorano per destabilizzare la Costituzione della Repubblica Italiana. Fatti. Andiamo avanti. Ah, Madonna, povero vecchio. Guardate, se dopo aver portato tonnellate tutta la notte. Va bene, andiamo avanti. Censurato in India il film che mostra i vizi di Gandhi. Io capisco che qualcuno può anche dar fastidio che Gandhi avesse i suoi vizi. Sai, fumava, andava a donne, faceva le sue cose. In fondo le ha fatte in età giovanile, cioè prima ancora di fare le sue cose. Però non si riesce a comprendere che le persone possono anche trasformarsi, no? Purtroppo le cose peggiori le ha fatte quando ha fatto il profeta in età avanzata. In fondo il fatto che da ragazzo o da giovane o da uomo sia andato a donne, abbia fumato, mangiasse carne, secondo me è un peccato veniale, molto più grave è quello che ha fatto dopo. Però forse gli eredi di Gandhi si vergognano un pochino di queste sciocchezze che non di cose molto più importanti, che è la vita. Comunque è stato censurato il film sui vizi di Gandhi. E quello che appare sempre in un trafiletto: il Dalai Lama detesta le zanzare, ma non può ucciderle. Affari suoi.
Quando si impone un principio moralistico a priori o a monte delle nostre azioni, noi reprimiamo noi stessi nelle nostre espansioni, nei nostri movimenti rispetto al mondo, paghiamo il prezzo. E il prezzo che paghiamo è la trasformazione della nostra energia vitale in energia di morte. Problemi del Dalai Lama. Bene, proviamo ad avviare telefonate. 049 700 700 e 049 700 38. Pronto? Pronto? Oh, che bello. Allora, l'orologio del cervello è fuori fase. La vita rallenta la vita del 15%, ma questo discorso qua che è stato scoperto adesso, nel senso che la percezione del tempo soggettivo e la percezione del tempo oggettivo è una cosa diversa. Beh, la stregoneria lo ha sempre saputo. Se voi vi leggete il libro dell'Anticristo, trovate proprio la nozione di tempo. Pronto? Sei proprio bravo, hai stabilito il principio di cui sto vivendo io, il privato e il pubblico. Il pubblico sono fatti, invece il privato è proprietà legittima che ci ha lasciato i nostri geni ereditari. Voglio dire un'altra cosa, mi sembrava che una volta c'era un contratto fra contadini e comunisti nella radio. 20 anni ho conservato questo titolo, adesso si sono affiaccati, adesso si hanno preso il potere i preti, ma no, perché gli assenziati chi conta sa, capito? Gli assenziati, mi dico, che perdiamo un valore, una vita dolce importantissima, perché gli assenziati mi sono goduto, ma intanto questo è buono, perché anche a me vivo la vita difficile, ma ecco il discorso, capito? Come Va voi bene. sentite io. Ciao, grazie. Ciao bello, ciao Grazie ciao. di Grazie a questa te. presentazione. Ciao ciao. Pronto? Ciao Marco. Scusa una cosa, a proposito dell'ultima, devo abbassare Deve essere tranquillo. l'ultima lotta che la Chiesa dice, tra virgolette, di aver vinto a proposito della legge sulla fecondazione assistita. Loro hanno avanzato come principio che sulla vita non si vota, eccetera, perché? Dicono spesso questo, ed è qua il problema perché li ho trovati un po' in contraddizione, che la vita va rispettata dal suo inizio alla sua fine naturale e biologica. Un momento, perché l'altro giorno ascoltavo e volevo ricordarlo soprattutto proprio ai preti o alla Chiesa, eccetera, perché dicono, si contraddicono, no? Allora, l'altro giorno ascoltando una trasmissione vecchia di 10 anni fa fatta alla RAI, dove si parlava del nuovo catechismo della Chiesa Cattolica, è una decina di anni fa che è stato fatto, si diceva questa frase: neanche il nuovo catechismo esclude in linea di principio il ricorso alla pena di morte. No, detto proprio da una persona che in studio, eccetera, si rivolgeva al Papa e chiedeva che oltre all'intervento, eccetera, forte contro la guerra che c'era a quel tempo in Jugoslavia, mi sembra in Jugoslavia, levasse anche, insomma, una voce forte contro la pena di morte. Ecco, non mi interessa il discorso della pena di morte, parlo solo per il fatto che loro si dimenticano che appunto nel catechismo è considerato, cioè non è neanche il nuovo catechismo escluso in linea di principio il ricorso alla pena di morte. Allora, o la vita, come dicono loro, è sacra sempre, quindi partiamo dall'embrione fino al vecchio di 90 anni sfasciato che muore su un letto in ospedale, oppure che mi spieghino da quale passo evangelico del Nuovo Testamento loro traggono, sì, no, traggono questa facoltà di inserire nel catechismo, quindi nell'informare la gente. Questo principio da dove? In realtà ce l'avevo io da leggerti sta roba qua, soltanto che l'ho saltata perché come cosa, come lettura dell'insieme, mi portava via una grossa fetta di trasmissione. Ecco. Ed è, vediamo un attimino se riesco Però a non è una cosa recuperarla semplice, è una subito. cosa importantissima secondo me Sì, questa, ma perché eccolo, vediamo un è attimo. proprio sui principi che poi loro si contraddicono ed è qua che mi sorgono spesso dei dubbi quando si Ave prendono delle Maria. posizioni, specialmente rispetto a certe battaglie che vogliono fare. Perché poi all'interno del loro modo così di pensare la vita, eccetera, sono di una contraddizione che fa paura, perché se passa, è come dici tu, quella bambina di 5 anni che è stata arrestata,
non è stata arrestata perché proprio lei è responsabile del male che fa, perché in un certo senso è malvagia, sì, quindi chi colpisce il male e non la bambina. Ma se per esempio passa l'idea che una persona, cioè l'innocente bisogna salvarlo, l'embrione innocente non si può ucciderlo, ma il colpevole si può ucciderlo, questo non è Evangelio, cioè non è niente, non so, che fa neanche 10 comandamenti. Vedi, Marco, abbiamo sempre questo, no? Cioè tu proietti sui Vangeli quello che tu hai come idea. In realtà i Vangeli non è così. I Vangeli non sono assolutamente così. Sono le idee che le persone si fanno in relazione ai Vangeli, perché loro spacciano eroina, cioè nel senso spacciano per le persone ciò che le persone possono credere. Però se tu te li leggi attentamente, come io ho fatto anche qui in radio, insomma mi sembra abbastanza volte, e vedi che i principi sono assolutamente diversi. Cioè sono principi da campi di sterminio, non sono principi umani. Cioè, qua è per me. Anzi, vorrei proprio anche, se fosse possibile, sentire uno che la pensa come la pensa, non so, il teologo, il prete o il catechista di turno, che mi spieghi, perché io la vedo come una contraddizione terribile. Anche perché ti dirò, l'articolo che ho saltato, quelli bambini senza anima, di Susanna Nierenstein, parla che questa invenzione dell'embrione, cioè dell'embrione prima nato, avviene attorno al 1600, cioè è una invenzione di un parroco in cui si inventa questo modo proprio per castrare le donne, e si inventa questa roba proprio in pieno illuminismo. Qui è una battaglia che fa la Chiesa Cattolica contro l'illuminismo, in realtà. Prima non gli è mai fottuto un cazzo, niente, cioè lei interessa battezzare i bambini. Per cui quando i cattolici sventravano le donne, cioè aprivano quel coltello la pancia delle donne e tiravano fuori il feto per battezzarlo, dopo moriva. Cioè per loro fa sta roba, è normale. Cioè, l'importante è che il bestiame. Per esempio, noi abbiamo dei dati relativi a quanti bambini, no? Quanti neonati sono entrati nei conventi di suore, no? Cioè sai che li accoglievano quando venivano abbandonati, non abbiamo nessun dato su quanti uscivano, cioè praticamente la stragrande maggioranza in assoluto moriva macellata là dentro. E questo è un dato di fatto, cioè non è che ci sia. Corretto, ti vengono i... Comunque ecco, il discorso che poi loro dicono che è un assassino chi insomma non difende l'embrione o non permette l'embrione o fa le leggi che ma poi... Ma quello lo fanno per colpevolizzarvi, scusa, tu pensi che il Dalai Lama si ritiene un assassino per ammazzare una zanzara? Cioè, che livello mentale uno può arrivare? Veramente fuori dalla natura? Io lo prenderei come anti-zanzare, lo metterei qua a vedere se riesce a lavorare con la zanzara. Cioè. Comunque, il principio stesso, che mi spieghi, no? Perché uno colpevole, anche colpevole, non se è colpevole, se non è colpevole, perché una persona che è colpevole di reato, eccetera, è in linea di principio dice neanche il catechismo esclude la pena di morte, quindi penso che sia proprio verso la persona che si macchia di reati gravissimi, no? Vedi, io sono... A che principio loro traggono questa convinzione che sia giusto ammazzare? Io ho la memoria di essere stato un vecchio rivoluzionario, no? Allora. Nel mio piccolo, nelle mie cose, insomma. Cioè, a me mi sta anche bene che una persona che fa un reato venga condannata, cioè non... giusta pena, giusto reato, cioè reato, giusta pena, diciamo così, no? Però quello che mi interessa nell'impostazione della società civile non è il fatto soltanto che la società civile sia attrezzata per condannare chi commette dei reati, cioè lo voglio questo che ci sia, ma voglio che la società civile si organizza per rimuovere tutte quelle condizioni che portano le persone a commettere dei reati. So che sarà impossibile, questo lo so, cioè so che è una tensione, cioè è una specie di utopia, però è una tensione verso, no? Che è importante, però questo metterebbe già in moto tutta una serie di elementi all'interno della società civile, per cui molte provocazioni, diciamo così, che ci sono vengano smussate. Se già smussi tutta una serie di provocazioni, è chiaro che dopo resta a reato giusta pena, perché chiaramente tutto deve essere proporzionato, però se c'è questa tensione della società civile di rimuovere tutto ciò che porta a indurre le persone a commettere reato, già il movimento è diverso, capito? Anzi, quello che fa, secondo me, dignitosa la vita di un essere umano e anche fruttuosa in un certo senso. Però ti ho detto, facciamo un passo indietro, è molto fine la domanda, che mi spieghino le ragioni per cui sostengono che è giusto difendere il principio che uno che fa un reato gravissimo merita la pena di morte, anche se poi loro in realtà non è che esercitano, non hanno carcere, non hanno sedie elettriche, no, però loro, visto che sono
persone che sanno insegnare alla gente come si vive e come si trattano i valori morali, come si difendono, quali sono quelli importanti, quali sono quelli invece da calpestare, bene, che mi dicono e mi spieghino questo, perché io lo trovo di una contraddizione spaventosa. Tra l'altro, dentro i loro libri, non so se nel Vecchio Testamento o nel Nuovo Testamento, c'è un versetto, un passo che dice che neanche Dio vuole la morte del peccatore, ma vuole che si converta e che viva. Certo, basta. Infatti è per quello che manda il diluvio universale, certo, Sodoma e Gomorra. No, tanto per dire, per ricordare qualcosa se è così. Sì, vabbè. Ciao, ciao Claudio. Ok, ciao Marco. Niente, io adesso qui sono un po', ho qualche problema, nel senso che non vedo arrivare Alvise o qualche suo sostituto. E ormai io la trasmissione praticamente sono arrivato alla fine e dovrei chiuderla. Allora facciamo così: io adesso chiudo la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo e vi do appuntamento per questa sera alle ore 19, che parlerò del sacrificio, parlerò sì, in relazione alle Upanishad vediche, però anche in relazione a tutta un'altra serie di cose. Questo lavoro sull'Upanishadra che sto facendo l'ho appena iniziato, e l'ho iniziato proprio per la discussione, all'interno della discussione che è avvenuta la sera del cui abbiamo celebrato il solstizio d'estate. È stata una discussione anche abbastanza, diciamo così, intensa, con una persona che sosteneva in positivo alcune cose, io ne sostenevo altre. E allora, per analizzare un po' meglio la situazione, mi sono preso l'Upanishadra più vecchia, che avevo già letto alcuni anni fa, insomma, ma non me la ricordavo neanche più, e sto facendo un'analisi all'interno di quelli che sono la religione orfica, cioè i principi della, proprio della religione orfica, e quelli che sono i principi della religione Grecia antica, essenzialmente Esiodo, e sto analizzando le differenze, le assonanze e le dissonanze che esistono fra le due cose. È un lavoro abbastanza, eccolo qua che sta arrivando il Vise, per cui chiudo qui la trasmissione. È un lavoro interessante. Comunque oggi, questa sera alle ore 19, vi darò la prima lettura e vi farò alcune osservazioni. Bene, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, l'indirizzo piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo di Politeisti, casa postale 53 Marostica Vicenza. Una cosa, internet, usate internet, basta che cercate con Claudio Simeoni, tanto trovate anche i siti che mi sputtanano, per cui vi potete anche divertire a guardare quelli, con Stregoneria, con Paganesimo, trovate centinaia e centinaia di pagine sugli argomenti, sui principi che vi ho parlato anche oggi. Vi do appuntamento allora alle ore 19 con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ciao a tutti.